Con il numero 7, Mantisi Michele. Con il numero 8, Zungri Jan Ignacio. Con il numero 15, Vinci Gianluca. Con il numero 16, Martelli Lorenzo. Con il numero 18, Burgio Francesco. Con il numero 22, Sotoqueto Julian. Con il numero 23, Murga Massimo Miguel. Con il numero 24, Cazzupè Giuseppe. Con il numero 28, Gligic David. Con il numero 42, D'Alberti Federico. Con il numero 58, Gorela Jan. Con il numero 99, Gligic Mattia. E con il numero 25, il capitano Marco Bobicic. Per la pallamano Carpi, con il numero 3, Francesco Cascone. Con il numero 5, Benajali Osama. Con il numero 6, Samuele Serafini. Con il numero 7, Daniele Soria. Con il numero 8, Lorenzo Nocelli. Con il numero 9, Sebastian Carabulea. Con il numero 10, Kresnic Casa. Con il numero 11, Alex Coppola. Con il numero 12, Aifrey Selmi. Con il numero 13, Aifrey Sama. Con il numero 19, Dall'Olio Enrico. Con il numero 26, Gabriele Gollini. Con il numero 30, Gabriele Sortino. Con il numero 94, Ceccarini Francesco. E con il numero 1, il capitano Jan Jurina. Buona pallamano a tutti. Arbitrano la gara i signori Di Domenico Fornasier, commissario Piffanelli. Un caloroso buon pomeriggio a tutti gli appassionati di pallamano. Va oggi in scena la sfida fra la Pallamano Carpi e la Team Network Albatro Siracusa. Sfida che per gli ospiti pare importantissima per la lotta a salvezza. Sono infatti a più 3 dalla zona playout, che oggi ha visto sconfitta Fondi, che appunto è la squadra che insegue nel campo in casa contro il Sassari. La Pallamano Carpi viene da una sconfitta infrasettimanale a Fasano per 42-34, gara nella quale sono stati realizzati i record stagionali di reti, mentre per l'Albatro settimana scorsa vittoria in casa contro il Campus Italia con un agevole 30-21. Per gli ospiti un ritorno in Emilia Romagna da parte di Martelli, portiere scuola Imola, scuola Pallamano Romagna, che sta facendo una grande carriera nel campionato di Serie A1 e quest'anno militerà nella squadra del Team Network Albatro Siracusa. Sfida che inizierà con gli ospiti alla battuta, con il pivot Gligic, capello veramente particolare per il ragazzo, che sta facendo una stagione veramente notevole, 53 gol per lui fino ad oggi, terzo miglior marcatore della sua squadra, dietro la coppia Sotoqueto e Gorela, entrambi a 67 gol. Inizia la partita, Carpi che si schiera in 6-0, 6-0 composta da Ceccarini, Nocelli, Coppola, Casa, Soria e Sortino. Inizia un attacco manovrato il Siracusa, palla che gira per Sotoqueto, appoggia Gorela, Sotoqueto punta uno contro uno, Nico Casa, ancora Gorela si ferma, manovra macchinosa, buona difesa del Carpi che ferma con Soria, ottimo anticipo al dispari su Jan Gorela. Zungri ora in cabina di regia, Zungri, Gorela e Sotoqueto, i tre esterni per la formazione ospite. Taglio di Vinci, Sotoqueto prende il tiro, Samai Frey si fa trovare pronto, riparte subito la palla a mano Carpi con Nico Casa dal palleggio, bella palla per Soria, girella morbidissima, la sblocca Soria che esulta, ma subito Team Network Albatro in attacco con Zungri, palla per Gorela, uno contro uno, Soria un po' in ritardo, bellissima palla per Gligic che riceve di sinistro e appoggia alle spalle di un incolpevole Frey, grande ricezione
da parte di Gligic, c'è subito un due minuti per Coppola. Molto severo l'inizio di questa coppia arbitrale, primo fallo della partita, pivot col braccio libero di tirare, ma l'arbitro la interpreta con una sanzione di due minuti. 1-1 quindi, Carpi subito in inferiorità numerica, sale Serafini al posto del portiere Samai Frey, quindi empty goal per la squadra di casa, che decide di affrontare ancora in 6 contro 6 la fase d'attacco. Chiamato uno schema, esce Soria in appoggio, palla per Nocelli nella posizione di terzino destro, Serafini per casa, casa uno contro uno, vinto, tenuto dalla difesa, in particolare da Gligic, che oggi avrà il duro compito di fermare il terzino non antolano in forza della palla a mano Carpi. Bella palla di Nico Casa per Nocelli, che però non accelera, non è fallo secondo gli arbitri, quindi si prosegue con una palla recuperata da Siracusa. Sotto Queto, Bobicic, bello lo scalare per Mincella, che fa un tiro molto bello sul primo palo, sorprende i Frey ed è 2-1 per gli ospiti. Ancora Carpi che utilizza la tattica dell'empty goal, quindi Sortino entra al posto del portiere ai Frey. Giro palla, non ha nessuna fretta Carpi, vuol far passare ovviamente i due minuti in inferiorità numerica. Quindi di nuovo Soria che esce in appoggio, Nocelli per Nico Casa, che punta uno contro uno, incrocia per Nocelli, è uscito intanto Sortino. Inferiorità numerica in attacco, palla morbida, grande, grande difesa da parte di Sottoqueto. Palla di nuovo per l'ala, Sottoqueto riceve e dai Frey gli chiude la porta in faccia. Grande parata dei Frey, ottima ripartenza da parte del Team Network Albatro, ma si è fatto trovare pronto l'estremo difensore carpigiano. Ancora Carpi in attacco che nuovamente fa entrare Sortino al posto dei Frey. Solito schema con Serafini che fa uscire, no, stavolta cambio, palla per Nico Casa, Nocelli uno contro uno, fa salire la Ceccarini, Nico Casa prende un fallo, parità numerica ora, Serafini, movimento sgraziato ma corretto, Sortino! Approfitta della situazione un po' caotica e trova un tiro pulito dai 6 metri, ottima la risposta di Martelli che riesce a toccare ma non riesce a impedire la realizzazione, 2-2. Anche se il tabellone è un po' timido, ma mi confermi Attilio, siamo 2-2, no? Ok. Quindi punteggi 2-2, ora l'arbitro lo segnala. Continua intanto l'attacco manovrato del Siracusa. Palla forzata per Gligic, che però fa di nuovo un ottimo lavoro in fase di ricezione e segna il 3-2. Tavolo ancora indietro di un giro, ma insomma ci raggiungeranno. 3-2 ancora, seconda rete da parte di Gligic, seconda ricezione veramente notevole, molto bravo questo ragazzo, porta 55 il suo bottino di gol stagionali. Nocelli che organizza, dà indicazione al pivot Soria che esce in post, palla per Coppola che apre per Nico Casa, vince l'uno contro uno, tira contrastato fallosamente da Bobicic. Buona la fase difensiva del Siracusa, 9 metri per il Carpi che batte subito. Coppola per Nico Casa, incrocio per Nocelli dal palleggio, Nocelli incrocia per Coppola, prova di nuovo uno contro uno, ben difeso. Grande fase difensiva da parte del Siracusa, attacco un po' prevedibile del Carpi che non riesce ad arrivare all'uno contro uno in velocità. Coppola, ancora anche lui dal palleggio, palla per Nocelli che doppio appoggio, colpisce il muro. Ottimo da parte di Sottoqueto, tiro veramente dalle poche pretese, ma comunque bisogna farsi trovare pronti. 3-2 per gli ospiti, Sottoqueto rallenta l'azione. Siracusa che prova sempre a fare una seconda fase e quando però vede che la difesa è schierata rallenta tantissimo il gioco e riparte con la manovra. Zungri fa salire Gligic, Sottoqueto, Gorela, Zungri dal palleggio. Blocco irregolare per Gligic, l'arbitro giustamente indica di batterla più indietro. Nocelli, incrocio per Nico Casa, bella palla per Soria, seconda realizzazione di Soria, seconda palla deliziosa di Nico Casa,
tutta la difesa, ma direi tutto il palazzetto si aspettava il tiro da parte di Nico Casa, che invece la molla morbidissima per Soria, che è bravo a segnare. Intanto Gligic si spiega col direttore di gara, ma comunque la decisione non potrà essere cambiata, quindi ancora Siracusa, sale l'ala sotto Queto, palla veloce, Ceccarini, una faina, la molla morbida, Sortino si oppone, Martelli ben posizionato, Martelli uno contro uno, fumato netto Nocelli, invece no, perché rientra bene e l'aiuto di Coppola fa sì che l'attacco termini un 9 metri. Molto bravo Coppola in aiuto, molto bravo Ceccarini prima nell'anticipo, sfortunato e bravissimo Martelli, sfortunato Sortino sul tiro. Dal palleggio Gorela, palla per Zungri, doppio appoggio, bella esecuzione di Zungri, bassa sul palo lontano, ma grande risposta di Aifrey. Zungri non riesce a cambiare, allora va uomo su Casa. Nocelli non trova spazio, allora si riparte con uno contro uno di Coppola, palla morbida per Ceccarini, una garanzia, arriva il gol numero 50 in campionato per Ceccarini, finalmente ha cambiato scarpe e torna a segnare a tu per tu col portiere. Abbiamo visto che il Siracusa in difesa cambia togliendo Zungri e facendo salire Bobicic, il capitano. Quando non riesce Zungri va a uomo su Nico Casa. Zungri di nuovo scalare verso destra, Gorela sale in cielo, nessuno lo tocca e allora da 8 metri riesce a superare Aifrey. Arbitro sceriffesco nel fermare questa azione per il passo troppo in là di Ceccarini. E allora si riparte sul punteggio di 4-4. Manovra con grande calma il Carpi. È riuscito invece questa volta Siracusa a fare il cambio. Vedete Bobicic col numero 25 al centro della difesa. E Zungri che si riposa in panchina. Nocelli dal palleggio, forzato, trova il muro da parte di, mi è parso sotto Queto, sarà angolo. Sortino chiede di rispettare i 3 metri di distanza. Nico Casa, uno contro uno, da un lato, poi dall'altro, il sfondamento, Nico Casa! Ha lasciato parcheggiato lì il buon Gorela. Buon fallo di Soria. Buon fallo di Soria con Gorela che è rimasto in difesa, tramortito dalla potenza di Nico Casa, che ha fatto un uno contro uno all'esterno per poi rientrare all'interno, o il contrario, mi sono un po' perso, è stato un gesto tecnico molto particolare. Gligi si appoggia per Gorela, Gorela salta e vede Sottoqueto, finta di palla al pivot e riparte l'attacco con Sottoqueto. Coppola lo aspetta un passo fuori, palla per Zungri, doppio appoggio, Aifrey! Zungri prende posizione irregolarmente e allora si riparte con Nico Casa, palla veloce per Nocelli, Nocelli finta la palla al pivot, entra come un treno fra il primo e il secondo difensore e supera un incolpevole Martelli sul primo palo. Punteggio di più 2 Carpi, 6-4. Zungri dalle tribune chiedono la fine della partita, giustamente. Zungri al centro a manovrare l'attacco, palla per Gorela, attacco molto manovrato da parte del Siracusa, sotto Queto apre la forbice, doppio pivot, Gorela palleggia, entra, sfonda tutto anche Jan Gorela e trova il gol del 6-5 dopo questo scavalcamento offensivo. Palla per Nocelli che fa salire Ceccarini, grande ricezione, Soria! No, l'arbitro annulla, ma per lo spettacolo è veramente un problema. Una lacrima da parte dei tifosi per vedere annullato questo gol. Difesa in area, sarà tiro dai 7 metri, se ne incarica Alex Coppola. Ad oggi il miglior marcatore della pallamano Carpi con 82 reti prima di questa sfida. Coppola, una finta, Martelli si abbassa sotto le gambe ma troppo, palla che rimbalza alta sopra la traversa. Probabilmente si aspettava un movimento da parte del portiere che non è arrivato, è rimasto molto basso Martelli, lo ha costretto a tirare molto forte, schiacciato, questo ha fatto sì che il pallone non entrasse, non superasse la riga di porta.
di nuovo attacco organizzato del Siracusa. Sottoqueto trova Ceccarini davanti a sé, non un esperto difensore probabilmente, buon blocco da parte di Gligic. Infatti vedete Ceccarini sta alto su Sottoqueto. Zungri vince l'uno contro uno inizialmente, ma poi Coppola è brava a recuperare. 9 metri per il Team Network Albatro. Gorela, movimento di tiro, palla per Sottoqueto, una finta, voleva dare la palla al pivot ma Coppola era lì, braccia alte, quindi non trova il passaggio. Ennesimo 9 metri, alto il braccio del passivo. Zungri per Gorela, doppio appoggio deviato, Shamai Frey spiazzato da questa deviazione, non può nulla quindi perché era partito vedendo la traiettoria sul primo palo, si è trovato la palla lenta, delicatamente appoggiarsi sul secondo palo. Non è contento Serafini dell'esito di questa azione. Carpi ha fatto un'ottima difesa, poi un po' sfortunata al momento dell'ultimo tiro, e fortuna e merito da parte di Gorela. Riparte il Carpi, attacco lento ora, prende anche fiato il Carpi con Nico Casa che fa salire Sortino. Sortino appoggia per Nocelli, tre passi, salta, pessimo incrocio da parte di Nocelli, palla regalata a Vinci, solo contro Samà, non sbaglia Vinci, 7-6, parziale aperto di 3-0 da parte di Siracusa. Nocelli vince l'uno contro uno, colpisce Martelli ma l'arbitro vede una spinta in volo da parte di, non riusciamo a vedere il numero, di Sottoqueto, e quindi sarà tiro dai 7 metri. Bravo anche in questa circostanza Martelli, che però vede momentaneamente vanificata la sua parata con questo tiro dai 7 metri. Non si presenta nessuno sul punto di battuta, alquanto insolita questa situazione. Ah, arriva Ceccarini, si prende l'onere e l'onore di questo tiro dai 7 metri. Ancora Martelli sui 4 metri a intimorire Ceccarini, che però la molla morbida, saluta Anna in tribuna e porta a casa il 7-7 in questa partita all'insegna dell'equilibrio. Siracusa, come ha fatto Carpi in precedenza, usa la tattica dell'empty goal, quindi sostituisce Martelli con un giocatore di movimento, in questo caso Bobicic, che finora è stato coinvolto esclusivamente come specialista difensivo ma sappiamo avere tanti gol nelle mani. Ancora Siracusa che manovra, Vinci sale ora in posizione di centrale, incrocia per Gorela, Vinci ritorna sui 7 metri, buona difesa da parte di Carpi ma Siracusa è contenta, diciamo, di tenere lungo l'attacco in questa situazione di inferiorità numerica. Riparte l'attacco con Gorela, salto, tiro, grande gol di Gorela, grande gol, si è preso il rischio di tirare in una situazione in cui non c'era il portiere, ma rischio che è stato premiato con la rete e senza nessun tipo di contropiede, quindi ottimo Gorela, risolve la situazione spinosa. Più uno Siracusa, ora Carpi in superiorità numerica. Nico Casa fa salire di nuovo Sortino, quanto resta in aria Sortino, fa una finta, ritorna ad alzare il braccio e torna a tirare mettendo la palla sopra la testa di Martelli. 8-8 il punteggio, ben sfruttata la superiorità numerica. Sortino è il grande ex della partita, lui nato e cresciuto a Siracusa, poi la scelta di studi l'ha portato in Emilia Romagna e tra le file della pallamano Carpi ha trovato grande minutaggio e tanto spazio nel campionato di Serie A. Una monetina per terra credo stanno raccogliendo i ragazzi, forse è caduta dalla tasca dell'arbitro per il testo croce, si direi di sì. Si riparte, diciamo, di Sortino. Da quando è a Carpi, grandi miglioramenti per il classe 2003. Continua l'attacco del Siracusa, sempre quando non trova la seconda fase fa un attacco molto organizzato senza nessuna fretta di andare alla conclusione. Zungri prova l'uno contro uno, fermato, ben difeso Sortino, se l'è fumato solo davanti a Martelli. Sortino non sbaglia, grande, grande difesa del Carpi con Soria,
Probabilmente Gorela non si è accorto dell'arrivo di Sortino che come una faina si cala al passamontagna e va a rubare questa palla e si presenta davanti a Martelli. Impeccabile Sortino, anche questa volta salto, finta di tira, torna ad alzare il braccio e segna, sta veramente in aria tantissimo. Ancora Vinci, incrocio per Sottocueto, Zungri, uno contro uno, pericolosissimo, Gligic non arriva a ricevere la palla a causa del trattamento da parte della difesa, quindi 9 metri indicato dal direttore di gara. Ancora qualche problema fra Gligic e la Pece, anche se fino ad ora ha fatto due gol su ricezioni pazzesche. Gorela fa salire Sottocueto, non sbaglia, legge male la traiettoria Samai Frey, che ora viene sostituito per il fratello Selmiai Frey. Ricordiamo, due portieri giovanissimi, Samai Frey classe 2003, Selmiai Frey classe 2005. Purtroppo il veterano Jan Jurina, con due scudetti all'attivo, si è infortunato nel riscaldamento e si teme il peggio. Comunque continua l'attacco del Carpi. Nocelli scala per Coppola, c'è Carini, pochissimo angolo, sceglie di cercare il tiro sotto le gambe, molto bravo Martelli, aiutato dal palo a impedire questa realizzazione, però l'angolo è veramente poco. Sottocueto vince uno contro uno, Selmiai Frey appena entrato il classe 2005 fa una grande parata, poi si intrappola un po' con la rete a fondo campo, però grande ingresso in partita, neutralizza un tiro dai 6 metri del miglior marcatore della squadra avversaria fino ad oggi. Ancora Carpi che manovra, entrambe le squadre vanno in attacco con grande calma. Nocelli appoggia per Coppola, ancora scambi fra Nocelli, Casa e Coppola, i tre esterni. Coppola fa salire Ceccarini, Ceccarini per Casa, Casa di nuovo per Ceccarini in posizione da pivot, gesto tecnico che tendenzialmente non è il suo ma che viene eseguito con grande maestria. Gorela per Sottocueto, prova l'anticipo a Ceccarini, grande lettura da parte di, mi è parso, Zengri, e gol di Vinci che con quell'angolo non perdona mai. Palla per Soria che ha tempo di aprirsi, guardare il portiere, superarlo sotto l'ascella e siamo 11-10 per i locali. Ancora un Soria impeccabile, fino a questo momento uno dei protagonisti della squadra locale. 11-10 il punteggio, partita ancora apertissima. Zungri e Sottocueto, scambio fra i due, Zungri punto uno contro uno, palla per Gligic che prende un due minuti, Coppola il secondo due minuti, non è tiro dai 7 metri, sarà 9 metri, però ha interpretato come una trattenuta la difesa di Coppola e ora per Carpi sono guai perché Coppola, il loro miglior marcatore, ha 2-2 minuti all'attivo dopo appena 17 minuti di gioco. Zungri, palla per Sottocueto che non trova l'appoggio per il pivot, la tocca di esterno destro alla Ronaldini, però lo sport è un altro, quindi infrazione di piede. Nico Casa entra, Serafini, empty goal di nuovo per il Carpi che ricordiamo ha preso il secondo due minuti con Coppola, mentre nelle file della Team Network Albatro solo Sottocueto ha un due minuti all'attivo. Nico Casa punta uno contro uno, forza il tiro sotto l'incrocio, va a togliere le ragnatele, non può nulla Martelli. Anche Nico Casa, come Gorela in precedenza, si prende un tiro pur non avendo il portiere fra i pali, ma quando la palla entra ha sempre ragione l'attaccante. Sottocueto allarga la difesa con Bobicic, finta, palleggio, palla di ritorno Sottocueto, ancora Bobicic. Nico Casa lo manca ma poi riesce a rientrare. Bobicic era molto statico in questo attacco. Non hanno ha battuto 9 metri, però è passivo. Bobicic, palo interno, Girelli, bel gol di Bianchi, il vice capitano Leonardo Hernan Bianchi supera un incolpevole Selmiai Frey, lasciato moltissimo spazio a Bobicic per il tiro. Bobicic è un ottimo tiratore, in questo caso palo interno, qualche centimetro l'ha separato dalla realizzazione ma
si è fatto trovare pronto Bianchi. Oh, chiedo scusa, era Mincella, penso, era Mincella l'ala. Ora Soria appoggia per Nocelli, Nico Casa, palla morbida per Soria! Inizialmente la palla aveva un gran frullo, la palla di Nico Casa, quindi non riesce a trattenerla con la prima ricezione, però poi è bravo a raccoglierla dalla spazzatura e a tirarla sotto le gambe di Martelli. Ancora Bobicic molto statico, vediamo che Nico Casa quasi battezza lo scalare dall'altra parte. Oh, Mincelli riparte con Gorela, Bobicic fa salire Gligic, arriva sotto Queto lanciato, riapre per Nocelli, no per Nocelli scusa, Nocelli in difesa, uno contro uno, grande realizzazione di Bobicic, grande realizzazione. Palla per Sortino che attacca in velocità, apre per Ceccarini che non ha nessuna fretta. Carpi che ritrova la parità numerica sul punteggio di 13-12 al 20° minuto del primo tempo, tanti gol fino ad ora. Serafini riceve, apre per Nocelli che fa salire Ceccarini, attacco molto manovrato, Nico Casa apre per Nocelli, Serafini, due passi, salta, tira e spacca la porta, 14-12, Serafini fresco di convocazione con la nazionale Under 20, si fa trovare preparato e supera un incolpevole Martelli sul palo lontano. Ha tirato da 9 metri e mezzo, quello che deve fare un terzino sinistro di 2 metri e 2 centimetri come lui, e ha superato Martelli. Ancora Siracusa che organizza l'attacco, Bobicic, rimane Bobicic in fase offensiva, riposa Zangri al momento, sotto Queto allarga ed è un 2 minuti per Nocelli. Sono finiti in area sia Nocelli che Gligic. L'arbitro però ha sicuramente visto meglio di quanto abbiamo potuto vedere noi e ha visto una trattenuta da parte di Nocelli sul pivot del Siracusa. Tutti i 2 minuti della pallamano Carpi sono arrivati per falli su Gligic, pivot che sta dando tantissimo fastidio alla formazione locale. Non si è ancora ripreso il gioco. Il commissario tecnico si è il commissario di gara si è confrontato con il tavolo e ha indicato il 2 minuti per Lorenzo Nocelli. Partita sul 14-12. 2 minuti anche alla panchina, attenzione. Lo sceriffo a bordo campo ha subito sanzionato la protesta di Serafini, non è passato nemmeno dal cartellino giallo. Non è così allora. Ah, non è così. È stata un'indicazione errata da parte degli assistenti qua in tribuna. Infatti Carpi è in 6 contro 7. Era molto insolita la decisione di un 2 minuti per la prima protesta allenatore. Scalare, bello sotto Queto, gran palla per Gligic che ha tutto il tempo di aspettare la palla, guardare Selmi Aifrey e superarlo. Assolutamente incolpevole Selmi Aifrey. Ancora empty goal per i Carpi. Sale Coppola, nonostante le 2 esclusioni per 2 minuti, Serafini non ha paura a mettere in campo Samuele Coppola. Chiaramente qualora dovesse incorrere in una terza sanzione sarebbe costretto ad abbandonare definitivamente il campo. Sale Soria, palla per Coppola. Nico Casa, ma tiro su 2 piedi, salta su 2 piedi ma trova prontissimo Martelli. Ha affrettato l'attacco nonostante l'assenza del portiere. Grande ripartenza di Siracusa che con una finta trova Vinci, tanto angolo. Tiro in faccia Selmi Aifrey, 2 minuti. Penso che la decisione sia corretta perché il portiere del Carpi non ha fatto il movimento di parata, quindi non ha indotto, diciamo, l'attaccante al tiro in testa. È stato assolutamente fermo a coprire la posizione. E l'ala sinistra Vinci, probabilmente aspettandosi un movimento del portiere, ha mollato la palla proprio sulla testa di Selmi Aifrey. Grande posizionamento di Selmi Aifrey, grande parata, giusta la decisione dell'arbitro. Sicuramente non c'era cattiveria nel gesto dell'ala sinistra del Siracusa, ma giusto da regolamento. Ora parità numerica, entrambe le squadre in 6 giocatori. A causa del 2 minuti ricevuto da Vinci,
Attacco del Carpi, grande scalare, Coppola spazio, prova un pallonetto morbido che finisce sulla traversa. Non è nuovo questi pallonetti fuori dalla porta, ma sicuramente è un tiro che si può stare. Ora senza portiere la scelta di Siracusa, quindi gioca in superiorità numerica l'attacco. Sottoqueto appoggia Gorela, palla all'ala, riparte Gorela, Sottoqueto, finta il passaggio, ancora palla all'ala, buona difesa, buono scalare da parte della difesa carpigiana. Bobicic, che ricezione di Gligic, trova Selmi Aifrey in stato di grazia, portiere classe 2005, lo ricordiamo. Di nuovo empty goal, di nuovo tiro deviato dal muro, non c'è il portiere ma Carpi non ha fretta. 14 pari, seconda volta in questa partita che Gorela sotto passivo cerca un tiro sul primo palo, trova il muro che sposta la palla sul secondo palo e trova anche la realizzazione. Coppola per Ceccarini, toccato in fase di tiro ma riesce comunque a segnare, chiede spiegazioni all'arbitro che è severissimo sui falli della squadra locale ma un po' più gentile sui falli della squadra ospite fino a questo momento. Di nuovo Siracusa in attacco, Carpi ancora in inferiorità numerica, scusate, in parità numerica, in inferiorità però in fase difensiva perché Siracusa toglie il portiere. Fischiato un'infrazione e quindi palla al Carpi. Non ho assolutamente capito cosa è stato fischiato. Forse taglio in area, mi suggeriscono, non lo so, non abbiamo visto. Palla per il Carpi che manovra l'azione sul più uno, 15-14, partita con tanti reti finora. Nico Casa fa salire Sortino, Sortino che apre per Serafini, finta il tiro, appoggia Coppola, Nico Casa non fa finta ma trova Martelli ben piazzato. Martelli ha capito dove avrebbe tirato il numero 10 carpigiano e si è fatto trovare lì. Gorela, palla di nuovo, splendida per Gligic. La coppia Gligic-Gorela è una sentenza fino ad ora, messo in serissima difficoltà la difesa del Carpi. Carpi che ora aspetta a sostituire il portiere, probabilmente questioni di secondi per far rientrare Sortino, eccolo che rientra. Quindi ora superiorità numerica per qualche secondo per la squadra di casa. Nico Casa, palla per Coppola, sale Serafini, incrocio per Coppola che vede il buco ma poi incrocia per Nico Casa, tenuto da Gligic. Ancora molto 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 severi gli arbitri su questi falli sul pivot, molto severo. Qua Soria non aveva nemmeno ricevuto la palla come è successo a Gligic in precedenza, giusto fischiare fallo, severo fischiare due minuti ma il metro è questo. Quindi ora Siracusa aveva appena ritrovato probabilmente la parità numerica e di nuovo si trova in inferiorità. Quindi superiorità numerica per il Carpi che mette il doppio pivot Cascone al posto di Serafini. Tempo. E quindi prova a sfruttare col doppio pivot la superiorità numerica. Ancora azione che parte da sinistra con Nico Casa che si prende il tiro, questa volta Martelli va sul primo palo ma il pallone va sul secondo ed è 16-15 per la squadra di casa. Manovra il Siracusa che si ritrova ancora senza portiere per i due minuti, ennesimo due minuti per fallo su un pivot da parte del pivot Gligic. Bobicic messo in posizione di pivot, quindi Sottoqueto per Zungri, palla per Gorela, Zungri, Sottoqueto, Zungri di nuovo, fa salire Gorela, palla veloce per Sottoqueto, ha fatto il cambio, ora in fretta numerica passivo Gorela, finora mortifero in situazioni passivo, palla per Sottoqueto, oh! Ma che gol che ha fatto Sottoqueto, bravissimo, supera in uno contro uno Nocelli, evita anche la chiusura di Ceccarini, puntualissima, e supera il portiere incolpevole che ora si confronta con l'infortunato Iurina, infortunato del riscaldamento lo ricordiamo. Palla per Sortino, poco angolo,
un gol delizioso, un tiro morbidissimo sopra la testa di Martelli. Grande gol di Sortino, non il tiro migliore che puoi prendere in superiorità numerica, ma con un giocatore che sta in aria 2, 3, 4 secondi ti puoi permettere anche questo genere di tiri. Attacco del Siracusa che non ha nessuna fretta ovviamente, nonostante l'inferiorità di un gol e anche l'inferiorità numerica, quindi fa passare il tempo con un attacco lungo. Vinci per gore, la salta, tira, spacca la porta, traversa rete, devastante, però Soria fuori dalla porta. Giusta la scelta di Soria, non c'era Martelli in porta, ha tenuto la palla bassa e tesa, ha mancato però lo specchio della porta. Quindi Siracusa che ora si trova a chiamare un time out in situazione di pareggio, 17-17, andiamo in time out anche noi. Eccoci di nuovo collegati, punteggio di 17-17, tantissimi gol in questo primo tempo, nonostante bisogna dire che i due portieri si sono fatti trovare pronti in più occasioni, soprattutto il giovane Selmi Aifrei, ricordiamo classe 2005 del Carpi, è entrato molto bene in partita, però ottimi attacchi, tanti tiri dai 6 metri e molto precisi i tiratori dalla distanza, quindi 17-17 dopo 28 minuti di gioco. Siracusa che manovra in parità numerica ora, quindi Gore la salta sotto Queto, bella palla per Zungri che scala, ma Vinci non era lanciato, ottima chiusura di Ceccarini, sotto Queto, sotto mano Selmi Aifrei, prestazione finora sontuosa del giovane talento della pallamano Carpi. Bravo Ian, bravo Selmi. Bravissimo Selmi Aifrei. Ora attacco di nuovo schierato, di nuovo difesa schierata da parte del Carpi con Nocelli che fa salire Carabulea, è entrato al posto di Ceccarini. Tiro forzato da parte di Serafini, riparte Gorela che vede Vinci, bel tiro, girella morbida sotto il piede di Selmi. La scelta di Serafini di prendersi un tiro andando verso l'esterno da praticamente terzino destro è una scelta che non ha pagato, un tiro probabilmente a bassa percentuale, ottimo il muro di Siracusa che è anche bravo a ripartire con Gorela e con Vinci, autore del gol. Carabulea fa salire Serafini, che fa salire Nocelli. Nico Casa per Carabulea, difeso regolarmente, quindi non è stato dato il vantaggio, nemmeno il tiro ai 7 metri, ottima difesa da parte di Siracusa. Bella palla da parte di Nico Casa, buona ricezione da parte di Carabulea. Nocelli per Casa che fa salire l'ala, è un tema ricorrente in questa partita. Palla per Nico Casa che si prende un tiro forzato, troppo forzato, si fa trovare pronta la difesa, 25 secondi alla fine, non era il tiro da prendere a 25 secondi alla fine. Sotto Queto, 15 secondi, più uno Siracusa che può gestire la palla del più due. Nessuna fretta di tirare prima degli ultimissimi secondi. Bobicic, palla per Gorela che si prende un sottomano, grande parata di Selmi Aifrei, 2 secondi, non c'è modo di fare nulla e quindi finisce sul più uno Siracusa, 18-17 questo primo tempo. Ci prendiamo una pausa, ci vediamo nella ripresa.
Ha inizio la seconda frazione di gioco, più uno Siracusa, Carpi 17, Siracusa 18, Carpi che ha il possesso della palla. Ci hanno rettificato prima che è stato dato un due minuti, più due minuti, quindi quattro minuti a Nocelli, e quindi ora insieme a Coppola è a rischio squalifica. Attacca il Carpi con Nico Casa, punto uno contro uno, ben marcato. Pessimo passaggio ma ben ricevuto da Serafini, sale Carabulea, Serafini doppio appoggio, lo aspettava lì Martelli. Riparte Siracusa con la palla per Gorela, uno contro uno al centro, scalare per Vinci, buona la difesa di Carpi, ora non ha fretta Siracusa e riorganizza l'attacco. Siracusa che continua, come ha fatto per tutto il primo tempo, a provare una seconda fase e quando non trova spazio rallenta e organizza l'attacco. Ancora sotto Queto, Zungri e Gorela, i tre esterni. Invitato ad andare all'esterno, Gorela, non c'è fallo secondo il direttore e quindi può ripartire il Carpi con Nico Casa dal palleggio. Casa, palla per Carabulea, ha tanto spazio, tira sopra la testa di Martelli, pareggio degli emiliani, 18 pari, in rete il classe 2004, Carabulea Sebastian. Di nuovo attacco del Siracusa che aveva fatto una buona azione di 2 contro 2 probabilmente, mandando Gorela Mancino a tirare in 1 contro 1 sull'esterno. Ora Gorela si spiega con Sortino, l'arbitro ha deciso di non fischiare fallo. Cambio di posizione con Zangri che fa un 1 contro 1 molto forte, però probabilmente sotto fallo ha commesso infrazione di passi, quindi 9 metri. Nocelli chiede spiegazioni. Non riteneva probabilmente che ci fosse fallo e faceva solo il passo. Intanto sotto Queto hanno giocato lo stesso attacco che è stato giocato dall'altra parte, 2 contro 2 col pivot fra 1 e 2. Nico Casa fa salire Serafini, palla per Nocelli che fa salire Carabulea, palleggio, palla per Serafini, palla per Nico Casa, prende il centro del campo alto sul palo lontano, Martelli era lì ma non è riuscito a intercettare il tiro, 19 pari. Ancora Siracusa che organizza l'attacco, Martelli si va a spiegare col collega di reparto. Attacco lento ora di Siracusa con Zungri che fa salire sotto Queto, palla per Gorela che rallenta, di nuovo sotto Queto, uno contro uno, devastante! Probabilmente ha finito i passi seppur sotto fallo anche questa volta. Serafini dà indicazioni alla difesa. C'è da pulire per terra, ma ancora che Siracusa che gioca molto forte questi uno contro uno, mette in seria difficoltà la pallamano Carpi, anche perché se non esce hanno dimostrato di essere molto pericolosi dai 9 metri e dagli 8 metri. Zungri, palla per Bianchi, Bianchi per Zungri, ancora Bianchi, morbidissimo, morbidissimo, morbidissimo. Nico Casa dal palleggio, 20-19. Molto sgraziato ma non c'è infrazione, tiro murato, ancora Nico Casa, 9 metri, azione molto confusa, Serafini si è preso un tiro al centro dell'attacco con tutta la difesa schierata, il tiro che non c'è da prendere sul muro dei più alti, però Nico Casa raccoglie la respinta e quindi è 9 metri, Serafini, palla per Sortino. Sortino per Serafini, chiamano il passivo i difensori, Carpi effettivamente non è pericoloso in questi scambi. Nico Casa, uno contro uno, fumato, netto, morbido! Parità di nuovo, 20 pari. Ancora come nel primo tempo, attacchi protagonisti. Fallo 9 metri e ora Siracusa che può organizzare l'attacco. Nico Casa devastante in questo uno contro uno e poi alterna la potenza di uno contro uno, la morbidezza del tiro sui 6 metri, molto delicato. 20 pari, ancora attacco del Siracusa. Carpi che ha confermato il giovane Selmi Aifrei fra i pali, ottima prestazione nel primo tempo, grande giocato uno contro uno, palla che esce, probabilmente anche gli stessi difensori del Carpi si aspettavano un fischio. Nocelli incrocia per Serafini, si prende il tiro,
spezza il polso, tiro sul secondo palo ed è più uno Carpi. Vai Samu! Più uno Carpi, bello il gesto tecnico di Serafini che da lontano invita il portiere ad andare sul primo palo e poi spezza il polso e la mette morbida sul secondo. Intanto si è bagnato per terra per il tentativo di richiesta di sfondo da parte di Sottoqueto. Quindi attacco, azione ferma. In precedenza comunque un attacco di Siracusa che non ha visto da parte degli arbitri un fischio per 9 metri. La decisione può essere corretta come non, ma è stata strana la reazione della difesa del Carpi con sia il portiere Selmi Frey che i difensori che non parevano aspettarsi un non fischio. Quindi ora Siracusa in attacco con Bianchi. Ci scusiamo, il primo tempo l'abbiamo confuso con Mincella, era sempre Bianchi il titolare all'ala destra. Zungri, palla per Gorela, uno contro uno, lega con Soria, ma è bravo Serafini a leggere, doppio palleggio, bravo Sortini in questa situazione, ma bella la lettura di Serafini che ha visto che Soria era rimasto incastrato in quell'uno contro uno, bella rotazione di Soria, la solita palla di Nico Casa che rimane lì, Soria la prende, si gira e supera il portiere di Siracusa che ora è Gligic, fratello del pivot. Grande gol di Soria, grande palla di Nico Casa, l'abbiamo già vista più volte in questa stagione. Dai difesa raga, dai dai! Gorela, Gorela uno contro uno, Zungri trova Selmi pronto, difesa in area di Nocelli. Difesa in area, Nocelli dice di sì con la testa, quindi sarà tiro dai 7 metri. Selmi Aifrey contro Jan Gorela. Gorela senza finta. Mortifero il tiro di Gorela. 22-21 il punteggio. Riduce lo svantaggio Siracusa. Dimezza lo svantaggio Siracusa. Ora anche il Carpi, come in Siracusa, attacca con molta calma. Nessuna fretta di andare velocemente a cercare gli uno contro uno, ma si vuole organizzare l'attacco. Nico Casa, punto uno contro uno, palla dietro la schiena per Sortino, non c'è fallo, solo rimessa laterale, ma Sortino non protesta, quindi tutto a posto secondo anche i giocatori del Carpi. L'arbitro dice non fischiare, grande parata di Gligis che è appena entrato. Si fa trovare pronto su questo tiro dai 6 metri, seppur a mezza altezza. Serafini per Nocelli, palla per Nico Casa, salta due piedi, tiro prevedibile. E ora ripartenza con Bobicic. Bobicic trova Selmi Aifrey! Grande protagonista di nuovo su un tiro dai 6 metri. Difesa però che non si è fatta trovare pronta, era evidente che Nico Casa avrebbe tirato in quella situazione. Si è distesa in prima fase il Siracusa, non si è distesa in rientro difensivo la pallamano Carpi, quindi tiro ai 6 metri, Selmi ci mette l'ennesima pezza. Bravo Selmi! Nico Casa, palla per Samu Serafini, incrocio per Nocelli, vola per terra Gligic, Nico Casa, Soria, difesa 9 metri, non c'è difesa in area. Probabilmente questo contrasto è iniziato fuori dai 6 metri e chiaramente con la spinta, il peso di Soria è finito dentro i 6 metri, ma l'interpretazione dell'arbitro è che il fallo fosse iniziato fuori, quindi solo 9 metri fischiato a favore del Carpi. Nico Casa in palleggio, palla per Nocelli, scala per Sortino, traversa, ha voluto tirare sopra la testa, Gligic non si è mosso e quindi è stato costretto ad alzare la parabola. Gorela, uno contro uno, vinto, è riuscito a trovare forza per questo tiro nonostante non avesse i piedi per terra. Grande forza con gli addominali, con la schiena, con la spalla di Gorela. Si è fatto trovare pronto Selmi. Ancora Bobicic confermato in attacco al posto di Zungri. Come per le file del Carpi rispetto all'inizio c'è Serafini confermato al posto di Coppola che ricordiamo a 2 volte 2 minuti. Bobicic fa salire dal palleggio Sottoqueto, trova un piede di Sortino che non è volontario ma non viene infatti sanzionato con un 2 minuti ma solo con 9 metri. Gligic chiede un cambio palla, lo tira al suo mister.
ah no, chiede di asciugare la palla, non un cambio palla. Palla che viene restituita. 22-21 ancora il punteggio. Negli ultimi scambi, portieri protagonisti con ottime parate, ottimi posizionamenti. Inizia l'attacco di Siracusa che fa salire Gligic. Gorela vede sotto Queto. Gorela, buona palla per Bobicic che pianta i piedi, va verso l'esterno. Viene fermato perché ha commesso passi sotto fallo. Nocelli chiedeva uno sfondo che non viene segnato. Passivo, quattro passaggi da ora. Gorela per sotto Queto, dal palleggio, prova a forzare. Sono rimasti o uno o due passaggi. Sotto Queto non trova lo spazio per il tiro, poi sì. Ancora Selmi ai frei. Un tiro forzato perché sotto fallo e forzato perché sotto passivo, ovviamente. Ora penso che siano finiti i passaggi. Palla a sotto Queto. Grande schema, si sono messi in due a muro come se dovesse arrivare al tiro Bobicic. Invece palla sotto Queto che senza rincorsa, girandosi, ha trovato un buon tiro sul primo palo. 22 pari, bello schema sotto passivo. Finora Siracusa, quando si è trovata sotto passivo, ha sempre concluso l'attacco con un gol. Ancora Serafini confermato in fase offensiva come Carabulea che sale, vede Serafini, fa salire Nocelli, palla per Nico Casa, uno contro uno al centro e trova però Gligic che lancia il contropiede. Nocelli non riesce a prenderla. Vinci fuori dalla porta. Vinci ha provato a fare una finta prima del salto e poi ad accelerare il tiro sul momento del salto, tant'è che Selmi Aifrey non ha interpretato quello che è stato il tiro dell'attaccante, ma tiro che non ha trovato lo specchio della porta. Ancora 22-22, ancora portieri protagonisti e attaccanti imprecisi in questa fase della partita, dopo un primo tempo che ha visto assolutamente premiati gli attacchi. Nico Casa trova una palla che sembrava persa, sotto fallo ovviamente, e dai 9 metri Gligic chiede di asciugare. Entrerà lo spazzettone del buon Tiziano. Nel frattempo Gligic si spiega con Soria. Riprende la partita. Ancora Serafini e non Coppola in attacco. Sta comunque facendo bene Serafini. Nocelli per Serafini che non rischia il passaggio, poi sì. Nico Casa trova un super Gligic. Bobicic casca, bagnato probabilmente dove Nico Casa ha strisciato perché non c'era nessuno vicino a lui, infatti fanno entrare lo spazzettone. Non c'è stato nessun tipo di contrasto, semplicemente Nico Casa tirando in caduta con la sua casacca bagnata ha lasciato bagnato sul parquet. Bobicic fa salire Gligic. Ancora Gorela, palla per Bobicic, dal palleggio Bobicic, una sentenza Bobicic dagli 8 metri. 23-22, ritrova il vantaggio Siracusa. Rimesso Samai Frey in porta, non certo per demeriti dell'ottimo Selmi, ma per provare una rotazione, per provare a far perdere riferimenti agli attaccanti, come ha fatto Siracusa inserendo Gligic che sta mettendo in fortissima difficoltà l'attacco del Carpi. Ancora bagnato in area del Siracusa, quindi ancora spazzettone. Riparte l'attacco del Carpi con Nocelli in posizione centrale, è entrato Coppola al posto di Nico Casa a cui vengono dati minuti di ossigeno. Coppola, incrocio per Serafini che salta, tira, toglie le ultime ragnatele rimaste lì, le vediamo lì dall'anno 2003, non le ha tolte ancora nessuno, ha veramente sfiorato l'incrocio dei pali, un tiro perfetto. E intanto Bobicic in sfondamento, Soria lo trattiene per la maglia, ma Bobicic a chilogrammi, a potenza, riesce a superarlo e a trovare il gol. Più uno Siracusa, superiorità numerica. Ottima ripartenza di Siracusa dopo
dopo il bellissimo gol di Serafini, Bobičić si fa trovare pronto e porta a casa il bottino pieno, gol e due minuti per il difensore, in questo caso Soria. Entra Cascone, momentaneamente fuori il portiere Aifrey, extra player per il Carpi. Nocelli fa salire Sortino, ancora in croce per Coppola che dal palleggio si prende un tiro forzatissimo senza il portiere in porta. Bobičić valuta la possibilità di prendersi questo tiro senza portiere, ma poi decide di organizzare l'attacco in superiorità numerica. Quindi ancora allarga il gioco sotto Queto. Bobičić prova una palla di ritorno, bravo in questa situazione Serafini. Sotto Queto per Bobičić, sotto Queto a doppio pivot. Gorela, Bobičić finta di passaggio, scalare per Gorela, morbido per Bianchi. Cambia mano in salto, pallonetto morbido, palo interno e palla in rete. Più due Siracusa. Più due Siracusa che ha sfruttato ottimamente la superiorità numerica, allargando il gioco a sinistra per poi concludere l'azione sull'ala destra. E Bianchi con quell'angolo non può sbagliare. Coppola gira palla, il secondo difensore molto aggressivo sul terzino destro, in questo caso Nocelli. Coppola dal palleggio, prova uno contro uno, palla per Serafini, fa salire Nocelli, incrocio per Carabulea, palla per Serafini, ancora contro scalare, palleggia Coppola, palla per Nocelli, tiro ed è palla che non è entrata, ancora un super Gligic. Sta veramente togliendo le castagne dal fuoco per la squadra di Siracusa. Gligic è entrato benissimo, percentuale di parata altissima. Palla all'ala intanto, palla all'altra ala, bello. Uno contro uno di Bianchi, un po' lento, non aveva nessuna fretta. Bobičić trova Samai Frey, però sulla respinta Gligic ha tutto il tempo del mondo, tutto il tempo del mondo, e supera Aifrey rimasto a metà strada. Nessun difensore è andato a aiutare il portiere su questa respinta. Ale Carpi, Ale Carpi. Più tre Siracusa che inizia a creare il gap. Serafini prende in mano il timeout anche se esita nel chiamarlo. Nocelli dal palleggio trova Serafini, finta palla per Soria. Due minuti, continua quest'interpretazione severissima dei direttori di gara. Due minuti per Bobičić. Ancora una volta Soria non aveva nemmeno ricevuto palla. Un'interpretazione severissima, però è così da inizio partita. Sono due più due. Il commissario chiama un richiamo al tecnico di Siracusa che viene ammonito. Lì erano due minuti per noi. Primo due minuti per Bobičić, attenzione, ok, dice di ripartire. Superiorità numerica ora per la pallamano Carpi. Nico Casa allarga il gioco da sinistra come di consueto in superiorità numerica, palla difficile per Carabulea che però evita di fare una palla persa, vede Nico Casa, palla per Cascone con una mano e trova ancora Gligic. Splendida prestazione di Gligic, da quando è entrato ha fatto vedere i sorci verdi alla squadra di Carpi che ora si trova a meno 3 con Siracusa palla in mano, palla del più 4 per Siracusa che gioca di nuovo con l'empty goal. Zungri, Zungri rientrato in campo data la squalifica di Bobičić per due minuti. Zungri per Bianchi, Bianchi che fa salire sotto Queto, Zungri per Gore, la salta, vede sotto Queto, intanto fanno rientrare il portiere, quindi in fretta numerica, passivo, finora passivo sempre sfruttato al meglio, palla per Vinci, palo gol, ancora una volta sotto passivo il Siracusa ha una grande varietà di scelte e non sbaglia. Più 4 Siracusa, inizia a essere pesante il gap con Carpi che non segna veramente da diversi minuti, da diverse azioni. Palla per Sortino, vede Soria, ancora, ancora, ancora Gligic, questa volta prevedibile tiro di Soria che ha saltato con la palla
bassa, si capiva che avrebbe fatto questo tiro, ma bisogna poi essere bravi ad andare lì a pararlo. Grande prestazione di Gligic. Carpi che ancora aspetta a chiamare il time out. Diversi minuti senza gol per la squadra di casa, mentre Siracusa è veramente implacabile. Prima comunque Carpi non è stato esente da colpe. Gorela dal palleggio manda al bar la difesa e trova il gol del più 5. Ancora Carpi in attacco. Nico Casa, doppio appoggio, non la scelta giusta, ma il gol che serviva. Più 4. Bisogna dire che Carpi negli ultime azioni ha sempre trovato un tiro dai 6 metri. Non si può dire che abbia organizzato male l'azione d'attacco, ha trovato però un estremo difensore molto pronto, molto reattivo. Grandi complimenti a Gligic, grande prestazione finora. Ancora Siracusa in attacco, fa salire Gligic. Gorela, palla per Sottoqueto, ancora Gorela, Bobicic di nuovo ha preso il suo posto anche in attacco al posto di Zungri. Sottoqueto, palla morbida, trova preparata la difesa del Carpi. Sottoqueto, palla per Bobicic, uno contro uno forte, Nico Casa fa vedere i muscoli e lo ferma. Di nuovo Siracusa sotto passivo, per ora una garanzia. Vediamo se questa volta non c'è il gol. Sottoqueto per terra, Nico Casa in un gesto di sportività non riparte in seconda fase. Time out per il Carpi sul più 4 Siracusa, andiamo in time out anche noi. Ripresa la partita dopo il time out della squadra di casa, meno 4 del Carpi, 24-28. Ottimo Siracusa in questa seconda frazione di gioco, ottimo Gligic fra i pali. Come il fratello Gligic a pivot aveva dato grosse difficoltà a Carpi nel primo tempo, ora è il portiere a mettere in difficoltà la squadra locale. Nico Casa incrocia per Serafini che fa salire Ceccarini, ritornato in campo dopo la pausa. Palla quasi involontariamente finisce a Ceccarini. Gligic è un muro, Gligic è un muro, sta assolutamente tenendo in piedi la baracca. Più 4 Siracusa, Gligic fenomenale. Azione un po' confusa del Carpi, palla che arriva però a Sortino che deve raccogliere la palla bassa ma ha molto angolo per il tiro, ma Gligic ancora una volta si fa trovare pronto. Quindi grande parata di Gligic, percentuali altissime, inverosimili per Gligic fino a questo momento. Gorela, vede Bobicic, palla morbida per Gligic che trova Ayfrey pronto, quindi andiamo con ordine. Grande parata di Ayfrey su Gligic che si è girato, lasciato girare dalla difesa data la severità dei fischi sui falli sul pivot. Grande parata dei Frey, palla che finisce sul piede di Gligic e dopo il fischio dell'arbitro Bobicic riceve palla, salta, tira, quindi diciamo interrompe una possibile ripartenza ed è 2 minuti per Bobicic. Grande parata dei Frey comunque. Intanto c'è un cambio all'ala sinistra, entra Dall'Olio al posto di Sortino, come anche terzino destro entra Carabulea al posto di Serafini. Ancora Carpi che non rischia Coppola,
mancano 10 minuti alla fine ed è il miglior marcatore del Carpi che ancora viene tenuto in panchina, probabilmente importante averlo nei minuti finali. Nico Casa, palla per Carabulea che entra come un treno, con un treno fra 1 e 2 e supera un incolpevole Glicic che questa volta non riesce a mettere il mantello da Superman e a trovare l'ennesima parata, più 3 Siracusa. Bella realizzazione del giovane Sebastian Carabulea. Attacco ovviamente molto lento del Siracusa che non ha nessunissima fretta di accelerare le manovre ora che è anche in inferiorità numerica. Di nuovo situazione di empty goal, quindi attaccano in 6 contro 6 ma non hanno il portiere fra i pali. Palla per Zungri, palla per Gorela ora, passivo, braccio alto, sotto Queto, Gorela 1 contro 1, palla Zungri, scalare per Bianchi che non trova la porta. Buona difesa del Carpi. Dai raga, dai, spingere! Che ora dai. Può sfruttare la superiorità numerica con la palla del possibile meno 2. Nico Casa per Soria che si gira, non si gira. Grande difesa di Sottoqueto. Bella la palla di Nico Casa, bella anche la difesa di Sottoqueto che ora cerca dall'olio, poco angolo. Morbido mazzo di fiori da parte di Dall'Olio ed è il meno 2. Dimostra grandissimi attributi Dall'Olio, appena entrato dopo 50 minuti a sedere, primo tiro con poco angolo, si prende la responsabilità e fa un pallonetto delizioso per quello che è il meno 2. Siracusa ora palla in mano, di nuovo empty goal, fa salire Glicic. Gorela per Sottoqueto, ancora Gorela. Dai, arriva in velocità Zungri. Palla per Gorela che accentra, palleggia, ma c'è Nocelli rabbioso. Di nuovo Siracusa col taglio dell'ala, doppio pivot, palla per Glicic, ciuffata. Non ha fretta Carpi che però aveva una situazione di superiorità numerica. Intanto è rientrato Bobicic, o meglio è rientrato dalla squalifica di 2 minuti, un uomo per il Siracusa, di conseguenza parità numerica in campo, meno 2 Carpi. Attacco di nuovo orchestrato con Nocelli che fa salire Dall'Olio, palla per Nico Casa, 3 passi, palleggio, ma che gol ha fatto! Sotto fallo trova comunque l'energia e la forza di prendersi questo tiro. Grande Nico! Dai raga, dai adesso! Time out Siracusa sul più 1, andiamo in time out anche noi. Dai! Terminato il time out della squadra ospite del Team Network Albato Siracusa, punteggio di più 1 per gli ospiti che però venivano da un più 4. Giustamente coach Reale ha deciso di interrompere il flusso della partita che volgeva a favore della pallamano Carpi chiamando questo time out. Bobicic rientrato dopo il secondo 2 minuti, ritorna in cabina di regia, fa salire Bianchi, palla per Sottoqueto, Gorela per Bobicic che finta il passaggio all'ala, riparte, creata superiorità ma Gorela si ferma, Bobicic di nuovo, azione confusa che termina con un fallo sui 10 metri di Nico Casa. Ancora Bobicic, Sottoqueto si alza il braccio del passivo, non un problema finora per Siracusa che ha ancora 3 passaggi.
ma finora Siracusa ha sempre interpretato bene la situazione passiva. Gorela fa tagliare Bianchi, 2 contro 2, palla al pivot, presa da Dall'Olio come un leone, combatte e recupera questa palla. La scelta di Siracusa è stata mettere il pivot Gligic contro i primi difensori della Pallamano Carpi, in questo caso Dall'Olio, che però ha lottato, ha preso posizione e ha recuperato questa palla intercettando il passaggio. Nico Casa, palla del pareggio, del possibile pareggio per i Carpi. Carabulea a terzino destro, Nocelli a terzino sinistro, che fa cambio posizione ora con Nico Casa. Che giravolta spaziale di Nico Casa, che segna, ma secondo l'arbitro ha fatto 3 passi, anche se per lo spettacolo, quando uno fa una giravolta spaziale andrebbe sempre lasciata andare. Comunque, grande giocata di Nico Casa. Dopo l'infrazione di passi, sotto fallo, viene fischiato un 9 metri. Non è d'accordissimo Nico Casa, ma tant'è la decisione dei direttori. Palla per Nocelli, che sfrutta una dormita della difesa, ma trova di nuovo un Gligic perfetto da quando è entrato. Perfetto. Bravo Nocelli a vedere la situazione di distrazione della difesa, prende il tiro che deve prendersi, ma Gligic è lì, risponde presente, lui non era affatto distratto e si supera per l'ennesima volta da quando è entrato. Ora attacco di Siracusa con Gorla che sale, palla per Sottocueto, blocco irregolare fischiato. C'era veramente confusione in quella zona del campo, quindi non si è visto assolutamente nulla. Nico Casa pianti i piedi, vede Carabulea, giro di braccio, non riesce a far salire Ceccarini, quindi 9 metri per il Carpi. Soria per Nico Casa, che ora rallenta le manovre. Nocelli dal palleggio per Nico Casa, 1 contro 1, lo fuma Nico Casa, ha mandato Bobicic al bar, un cappuccino e una brioche ha chiesto al difensore Siracusa, poi non è riuscito a entrare sui 6 metri, ma comunque avendo il braccio libero ha spiazzato l'incolpevole Gligic. Parità a 4 minuti dalla fine, partita che promette emozioni. Attacco del Siracusa con Sottocueto fermato da un Nico Casa che ha gli occhi della tigre in questa fase. Allora Gorela, palla per Bobicic che dal palleggio prova e trova un Gligic che è lasciato libero di tirare, non trova lo specchio della porta. Gligic che ha veramente fatto la differenza nella prima frazione, ora ha sbagliato un tiro che poteva portare il più uno degli ospiti. Ancora attacco del Carpi, questa volta con la palla del possibile vantaggio. Ottima comunque l'azione in precedenza di Siracusa che ha portato Gligic al tiro dai 6 metri con grande spazio. Nico Casa ancora giro di braccio, invece rientra, va alla sua destra, palla per Carabulea, palleggio di nuovo Nico Casa, sotto mano, ha rotto la porta Nico Casa, che ora viene chiamato in panchina, ha bisogno probabilmente di ossigeno dato che è stato finora protagonista nelle 2 fasi del campo. Coppola appena entrato, a 3 minuti alla fine fa un'ottima difesa, +1 Carpi. Siracusa che mostra con Sottocueto la gomitiera rotta dalla difesa di Soria e Coppola. Allora Gorela, non viene fatto entrare Gligic, Gorela 1 contro 1, si prende 9 metri, palla per Dall'Olio, Dall'Olio che rallenta, prende il centro, Dall'Olio, +2 Carpi, time out Siracusa, Dall'Olio con 2 attributi grossi come tutto il palazzetto, si prende questo tiro, andiamo in time out.
Eccoci rientrati nel periodo non collegato, è stata data una sanzione di 2 minuti alla panchina di Siracusa, quindi Siracusa che ora giocherà con un uomo in meno. Non era chiaro a chi fosse rivolta la sanzione, ma Siracusa che si presenta in una situazione di empty goal. Quindi Gligic, Mattia Gligic, grande protagonista di giornata, si siede momentaneamente in panchina perché appunto deve scontare i 2 minuti di squalifica. Attacco di Siracusa, 2 minuti dalla fine sul meno 2, infrazione. È scivolata la palla, non ho visto se a Bobicic o a Sotoqueto, però è proprio scivolata in una fase di giro palla. Carpi che, nonostante la situazione di empty goal, non ha voluto affrettare le manovre, anche perché il punteggio dice più 2 Carpi e manca 1 minuto e mezzo. Nico Casa per Nocelli, di nuovo per Nico Casa, superiorità numerica Carpi. Nocelli, palla all'ala, tiro con pochissimo angolo di Ceccarini, che però non sbaglia mai Ceccarini. Più 3 Carpi, ora Siracusa deve necessariamente forzare in pochi minuti l'attacco. 9 metri per un fallo su Gorela, ma il tempo non si ferma. 1 minuto e 3 secondi, più 3 Carpi, e Siracusa deve assolutamente trovare un tiro in pochissimi secondi. Bobicic per Sotoqueto, probabilmente cercherà il tiro, eccolo Bobicic, Sotoqueto, ancora, che difesa del Carpi, che difesa di Coppola. 45 secondi alla fine, Tafferugli fra i difensori del Carpi e attaccanti di Siracusa. 35 secondi alla fine, più 3 Carpi, Siracusa deve tirare. 2 minuti per Sotoqueto, perché probabilmente, per l'interpretazione dell'arbitro, ha voluto tirare in faccia al difensore Coppola, che in questo caso ha messo le mani a protezione della faccia ed è riuscito ad evitare il tiro in faccia. Rosso per Gorela, che applaude il direttore di gara. Gorela ha calciato il pallone a gioco fermo, ha trovato anche un'ottima realizzazione con un calcio che si è infilato sotto la traversa. E dopo il rosso diretto è andato a protestare con i direttori di gara. Più 3 Carpi, 30 secondi alla fine, palla in mano. Servirebbe veramente un miracolo per Siracusa. Carpi ha in mano la possibile vittoria. Lo stesso Gligic, il portiere, si è perso, non sa più in quanti sono in campo, chiede se può giocare e dice al suo allenatore in quanti devono rimanere in campo. 30 secondi alla fine, più 3 Carpi, Siracusa li aspetta sui 6 metri, probabilmente si arrende al punteggio che vede i locali in vantaggio di 3 reti. Grande risposta d'orgoglio del Carpi, che si trovava a meno 4 a 14 minuti dalla fine, poi trascinata da uno splendido Nico Casa, da uno splendido Dall'Olio, da uno splendido Ifrei e da tutti i giocatori che difensivamente e offensivamente hanno dato il loro contributo. È riuscito prima a ricucire il gap e poi ad andare sul più 3. Ora Siracusa con tante squalifiche per 2 minuti, con il rosso diretto a Gorela, non sembra intenzionato ad andare a difendere a uomo, sembra arrendersi a questa sconfitta, anche perché il cronometro recita 29-35, il punteggio recita 31-28. Carpi che comunque vuole trovare il gol del più 4. Ceccarini cambia parte per Dall'Olio, che tira morbido, eccolo il gol del più 4. 10 secondi alla fine, 5 secondi, Bobicic che prova il tiro da lontanissimo, Ifrei l'aspetta lì e finisce qui. Carpi trova la sua seconda vittoria stagionale, sempre fra le mura amiche, contro un Siracusa mai domo, che a pochi minuti alla fine era addirittura andato sul più 4, ma che ha dovuto arrendersi a una risposta rabbiosa dei padroni di casa. Ringraziamo tutti per l'ascolto, ci sarà la lunga pausa invernale e poi riprenderà il campionato nel mese di gennaio. Ne approfittiamo per augurare un buon Natale a tutti e buone feste.